Ferruccio Bollini, una partita che bisognava assolutamente vincere, però alla fine bisogna tirare un sospiro di sollievo perché si è andati vicino a perderla. Assolutamente i ragazzi non avrebbero meritato di perdere questa partita, nel calcio ci sta tutto. Io sono contento, abbiamo fatto nel primo tempo un quarto d'ora da grande squadra, creando palle gol una dietro l'altra, almeno 3-4 credo, piuttosto nitide. Abbiamo fatto un'accelerazione da squadra vera e forse quando non abbiamo segnato e dopo quando nel calcio i gol non si fanno è chiaro che può succedere che poi, come avete visto, un'azione isolata della Jesina ci ha fatto soccombere. Comunque la Jesina ha fatto una buona partita e ci ha limitato, ma sostanzialmente io sono soddisfatto perché raddrizzare una partita così in pochi minuti verso la fine non è stato facile. È sorpreso tutti schierando Bagnini che non giocava da 2 anni. Ci vuoi spiegare questa soluzione anche per contrastare Traini sulle palle? Sì, Bagnini l'avevo visto in grande crescita, come del resto tutta la squadra vi avevo detto che ero in grande difficoltà a scegliere gli 11 titolari. Traini comunque è sempre un attaccante difficile da marcare, soprattutto sul gioco aereo per la sua stazza. Credo che Giorgio abbia fatto una buona partita, è uscito con crampi, ma da ora in poi abbiamo un giocatore in più di dietro da alternare agli altri. C'è un problema un pochino in attacco, nel senso che la squadra arriva, che costruisce, però raccoglie molto poco, cioè... Prendendo le ultime partite, voglio dire quella di Ferro, ci sono 8-9 occasioni nitide non sfruttate, anche oggi diverse occasioni in cui il rigore è arrivato solo alla fine su rigore. Sì, e su questo diciamo dove dobbiamo lavorare di più, perché i ragazzi costruiscono, ma non sono cinici, non sono cattivi sotto porta. Ancora la condizione fisica non è ottimale, anche se ho visto grandi miglioramenti, l'intensità, come ripeto, nel quarto d'ora che abbiamo fatto nel primo tempo è quella che dovremo tenere il più possibile nei 90 minuti. E che dire, nel calcio quando si crea si è raggiunto l'obiettivo diciamo prefisso, quindi io questi ragazzi devo dire bravi di continuare a seguirmi come fanno con grande umiltà. Siamo giovani ma abbiamo dimostrato anche oggi che non molliamo mai e anche abbiamo chiuso la partita in attacco. Hai optato anche all'inizio per l'innesto di Bottazzo, in base a cosa hai fatto questa scelta? Bottazzo è un altro ragazzo di grande valore, aveva fatto in settimana delle ottime cose, mi aveva dato delle indicazioni positive, l'ho schierato dicendo lui che doveva fare le cose semplici, mi è piaciuto, poi anche lui forse la condizione fisica deve un pochino migliorare, non l'ho tolto per demerito, ma ho provato a fare dei cambi per vedere di raddrizzare la partita, così è stato. Io onestamente credevo anche di vincere negli ultimi minuti. È essenziale l'inserimento di Rossi, per quello che si è visto, anche per il rigore guadagnato. Forse l'inserimento di un secondo attaccante di supporto a De Julis doveva essere fatto prima? Ma... Forse sì, però anche Giorgio Torelli stava andando bene, era ficcante, è andato in porta diverse volte, poi ha sbagliato o il tiro, l'ultimo passaggio, eccetera, e credo che i cambi siano stati ponderati e giusti. Certo, a Rossi gli ho parlato prima della partita, è un giocatore di grande qualità, anche oggi l'ha dimostrato. Per me è un titolare, però a volte sono costretto per il gioco dell'under a rinunciare a qualcuno. Al di là del rammarico per quello che poteva essere il primo tempo, giustamente con più vis che Jesina, questo è un rigore nel finale che pesa parecchio, immagino, nella testa dei giocatori che guardano avanti. Senza questo calcio di rigore rischiava di essere veramente pesante la situazione. Ma l'analisi della partita sarebbe stata simile, il rigore c'era netto, grosso come una casa, forse l'arbitro doveva anche fischiare prima,
e quindi diciamo che il pareggio, ragazzi, è strameritato, anzi ci va molto stretto, ma non ci interessa. Noi guardiamo il gioco, guardiamo i miglioramenti e da questo punto di vista io posso essere soddisfatto. Abbiamo una trasferta difficile a Campobasso, ma andiamo con grande convinzione che anche oggi abbiamo fatto dei piccoli passi avanti dal punto di vista del carattere, dal punto di vista della maturità, perché ripeto, non era facile contro una squadra ben messa a campo che era andata in vantaggio, diciamo un po' casualmente, raddrizzare questa partita. Con il gioco degli under, magari in futuro, ecco, sarà più facile vedere Zanini e De Julis insieme in attacco? Zanini sta migliorando molto, ha dato anche lui dei segni di miglioramento, soprattutto sulla condizione fisica. È un ragazzo che per la stazza che ha deve lavorare, ha saltato per infortuni la preparazione e quant'altro. Si è messo a disposizione e oggi quando è entrato mi è piaciuto, ha preso qualche palla di testa che poteva anche essere sfruttata meglio. Ripeto, ci abbiamo un sacco di soluzioni, io sono contento di questa rosa, penso che migliorerà e credo che la Vispesaro farà soffrire chiunque. Grazie, mister.